va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni, un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti, con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti, buon ascolto e buona visione. Di Renato Zero,
dedicata a tutti gli amici all'ascolto che sono pronti lì col cellulare in mano davanti alla loro TV a scriverci dei messaggi. Ho preso talmente da questo video. Buonasera a tutti, sì. Ragazzi. Buonasera. Ciao, buon appetito. Non prende da quella parte, probabilmente il segnale. Perché io sono già alla presentazione ufficiale. Esatto. Buonasera, Enzino! Ciao, Enzinetto mio. Gli piaceva il pezzo. Quindi ha continuato. Fa diesis minore. Mi senti nelle cuffie? Mi senti, mio amico? Sì, ok, tutto a posto, Enzino. Benvenuto a tutti. Stavo dicendo, il 348 80 40 254, è il numero per i vostri messaggi, per le vostre fotografie, per i vostri saluti, e insomma entrate qui, entrate a Luserna e divertitevi insieme a noi. Prossimi brani sono due, ma di un artista solo, ecco. Lui si chiama Sandro Giacobbe e andiamo a cantare un piccolo mix dei suoi, scusa, dei vuoi suoi successi. Vuoi spiegare cosa succede stasera con gli accordi, quelle cose? No, perché forse la regia ha deciso di non mandare. Facciamo. Quindi non lo facciamo. Quindi lo facciamo la prossima, facciamo non diciamo niente, però diciamo, sono sicuro che sorpresa. Vedranno dietro di noi dei bei video, delle belle cose. Ecco, era bellissimo, l'hai visto? Hai visto che bel video che avevamo dietro alle spalle? Hai fatto tu, era il tuo video. Sì, sei anche video. L'ho presentato una volta. E anche videomaker. No, l'ho fatto io, l'ho regolarmente registrato e quindi è una canzone che avevo composto io. Bravo. Qualche anno fa. Bravo Ezzino, bravo Ezzino, bravo Ezzino. Suona? Cantiamo, cantiamo. Arriva un mix di Sandro Giacobbe, partendo da Signora Mia e poi andiamo dentro gli occhi di una madre. Sei pronto? Sono pronto. Vai. Signora mia, mi scusi se ho suonato, ma non so che cosa sia la voglia di parlarle che mi ha preso. È stato come un fuoco che si è acceso. Venuta a cercare, non c'eri però con te.
se ci penso. Che bello stare qui insieme a voi. Sento una spinta musicale pari a pochi. Ma adesso devo presentarvi un'amica. Un'amica che è venuta qua direttamente da Bagnolo per spiegarvi una cosa molto, ma molto importante. Quindi per la prima volta in casa Peiretti ho il piacere di avere qua di fianco a me Elisa. Ciao Elisa, buonasera. Eccoti qua. Ma anche senza cuffie. Tanto okay. Ci sentiamo così. Elisa, tu sei qui per spiegare al meglio un avvenimento molto importante che avverrà proprio a Bagnolo sabato sera. Ma adesso andiamo a vedere prima una locandina. Vai Paolo, fammi vedere lì proprio davanti ai loro schermi questo Music Fest. A te la parola. Ciao Enrico. Ciao. Allora, cosa succederà sabato sera a Bagnolo Piemonte? Ci sarà il Music Fest. Che cos'è? Il Music Fest è la festa della musica. Si esibiranno 10 band, wow, o artisti musicali in 10 locali di Bagnolo e frazioni. Questi 10 gruppi parteciperanno a uno street music contest. Interessante. Cosa succede? Questi gruppi verranno valutati da una giuria tecnica, giurati esperti in musica, e da una giuria popolare. La giuria popolare potrà votare su delle schede che verranno messe a disposizione nei locali di Bagnolo, e potranno partecipare anche a un altro contest che si chiama Gin Session. Quindi abbiamo un contest riguardante la musica e un altro contest riguardante il gin. Sì, esatto. Ma che bella questa cosa, esatto. Concorso di gin tonic, bello, gin tonic. Bello. Ma quello bello. Da me, quello che piace a me. Bello, oh, bello, oh, bello, bello, bello. Potevate chiedere Enzino in giuria, era certo, fantastico. Sì, lui era esperto. Al quarto bar. Esperto. Poi bisogna bere responsabilmente, ragazzi, mi raccomando. Bravo. Ma ti dico di più, ci saremo anche noi con le telecamere di Rete 7, perché ci sarà non solo o a giuria di esperti, quindi non solo la Proloco di Bagnolo avrà una premiazione, ma anche noi come Rete 7 filmeremo tutte le 10 band, manderemo in onda 3 minuti per ogni band in uno speciale che verrà venerdì prossimo, e sarete voi amici a casa a dichiarare il vostro preferito. Ci saranno dei codici e c'è una bellissima coppa per chi vince, la coppa di Rete 7 per questo primo music, come l'avete chiamato? Music Fest, quindi diamo un appuntamento importante a tutti i miei telespettatori. Bagnolo, partiamo presto, quindi partiamo alle 18. Sì, alle 18. Oh, quindi alle 18. Con il complesso bandistico bagnolese che si esibirà. Bello. È intro dell'evento, infatti ringraziamo anche il complesso bandistico bagnolese per il loro intervento. E abbiamo anche una band che non gareggia, ma sono dei super ospiti, che sono... Sì, gli Emergenza, rock band. È una band che non ha bisogno di presentazioni, certo. Presenteranno, è una band che fa tributo ai due rocker italianissimi di Correggio e Zocca, che sono Vasco e Ligabue. Ah, credevo Pupo, no, avevo sbagliato, no. Credevo, parliamo di rock, credevo Pupo invece. No. No. Ma ho concerto, visto un concerto di Pupo, era molto rock, e lui sì, qua, Piero, no, della musica mi guarda strano, no. Però era così. No, comunque, ci credo. Quindi l'appuntamento a Bagnolo, innanzitutto voglio ringraziare te, voglio ringraziare tutta la Proloco per aver invitato Rete 7 a immortalare l'evento. Noi arriviamo lì, registriamo qualsiasi cosa e poi lo manderemo in onda. Sarà una grande puntata per quanto mi riguarda, ma soprattutto in diretta una grande serata a Bagnolo. Io Elisa ti ringrazio per il tuo tempo qui e invita proprio tutti i miei telespettatori a venire, sii convincente a venire a Bagnolo, vai. Vai, guarda in camera. Grazie a Peiretti. E invitiamo tutti a partecipare sabato 17 a Bagnolo Piemonte dalle 18:30 per una serata all'insegna della musica, e soprattutto per partecipare nei vari locali e vedere le esibizioni di tutti i gruppi musicali. E voilà. A partecipare al contest, ai due contest che presentiamo, sia per la Gin Session che per il Street Music Contest. Perfetto Elisa, sei stata bravissima, grazie di tutto. Noi continuiamo con la musica perché arriva un brano di Zucchero, Baila Morena. Grazie Elisa. Grazie a voi. Yeah. Let me
c'è Piero della musica. Adesso credo nei miracoli, in questa notte di tequila boom boom. Sei così sexy, cosa sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso, adesso lo sai. Che devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Inferno e paradiso dentro di te. La luna, il sole, guarda come brilla, baby. Tonight is on fire. Siamo fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio. What you say? Bye. Sera qualche cosa ti tocca, un cuore d'oro, sai, il cuore di santo, per così poco me lo merito tanto. Pezzettino così, allora facciamo così. Noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo. Poi ancora qui con tutti i vostri messaggi. Abbiamo finalmente un brano dei Modà, visto che ce lo chiedono tutte le sere, arriverà anche un brano dei Modà. Poi abbiamo gli Equipe 84, Tutta mia la città, un'altra volta richiesta, una versione particolare di una canzone inglese, e poi canterà Rimmel il nostro Enzo Lasino. Quindi cioè, avvisate i vicini di sopra, di sotto. Ecco, questi continuano. Pubblicità. Vai la morena, sotto questa luna piena. Non lo fermo più, no. Tra le foglie soffia un vento molto duro.
e passiamo da un brano subito all'altro. Avrei voluto passare da un brano all'altro. Ma qui, questa sera, dovrebbe anche esserci la zia. Avete visto la zia? L'avete vista la zia? No, non l'ho vista. Mi sono visto la macchina. Zia, zia, venga. Mi dico, non sia timida, venga. Non ci riesco. Ma come non ci riesce? Ma per favore, venga. Cosa c'è? Dai, che... Me le spiego. Mi sono seduta su una panca troppo bassa. Ecco, e quindi? E allora c'ho gli ischi che mi fanno un po' male. Non riesci a tirarsi su? Sì, io sono fisioterapista. Voilà! Adesso tutto a posto. Molto meglio. Come nuova, Sì, volevo... Amiche a casa, se volete un trattamento, 348 80 40 254, vengo direttamente a casa vostra a farvi il trattamento alla schiena. E dopo però mi porta anche al pronto soccorso. No, no, non è compreso nel prezzo quello, il viaggio. Mi piacerebbe... Oh, iscrivermi, dica. Anche io lì a Bagnola a fare lo striptease. Non è uno striptease, è un music contest. Non è uno striptease, ci sono 10 band che si sfidano in 10 locali diversi. Non si spoglia nessuno. Ma perché dovrà? Ma scusi, ma ha mai visto 10 locali così? Sì, io sì, tante volte. 10 locali dove c'è gente che si spoglia, sì. Ma non è a Bagnolo. Ma non è a Bagnolo. Sì, forse una volta era anche a Bagnolo. Allora. Ma non è questo tipo. Ma sì, mi ricordo di cosa parla. Ma c'è più quel locale lì, non c'è ancora. Ma che ne so? Non ricordo. Vabbè, comunque non suonano, vero lì Elisa? No, lì non c'è nessuna band. No, lì si spogliano. E lì si spogliano, sì. Ma non c'entra niente col contest, con il quiz. Bene, io sono venuta questa sera a fare niente? Assolutamente niente. Allora, convinca i nostri amici a casa a mandarci messaggi al 348 80 40 254. Dai, sì, glielo dica. Sì, ma loro lo sanno già, mandatene anche qualcuno a vostra zia Marta. Io nel mentre, ieri sera, sì, ho iniziato a scriverle una lettera. A me? Sì. Perché? Così. Mi andava. Una lettera bella, una lettera d'amore, comunque una lettera di stima, soprattutto di stima per Peiretti. Non l'ho finita però ancora. Mi faccia già leggere ciò che... Sono un pezzettino. Ma dove va? Non poteva prendersela prima, no? Deve uscire di scia per tornare. Iniziato così, che c'è scritto. Caro Enrico Peiretti. Oh! E poi? Basta. Ma che schifo, ho detto che ho iniziato a scrivergliela, no? Se ne vada. No, se ne vada e ancora una volta se ne vada. Se ne vada. Tutta mia la città. Alla voce piena della musica. No, non verrai. L'orologio della strada ormai corre troppo per noi. So dove sei. Tu non stai correndo qui da me. Sei rimasta con lui, le luci bianche della notte sembrano accese per me, è tutta mia la città, è tutta mia la città. Senza te porto con me un'immagine che non vedrò, tu che corri da me. Ah!
forse è meglio così. Tu ami la città. Che brano e che bello cantarlo insieme al mio amico Piero, perché lui mi fa le terze, mi fa le terze in su, mi fa le terze in giù, direi molto 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 bello. Adesso passiamo a un altro brano altrettanto bello, perché di sicuro voi lo conoscete, cioè la maggior parte delle persone lo conoscono come un brano prevalentemente inglese, giusto Enzo? Correggimi se sbaglio. Stai parlando, scusa? Di Per Chi. Ah, Without You. Without You, però la versione in italiano che fa più o meno così. Torna presto, amica mia, torna presto a casa mia. Sei pensieri mia.
grazie ragazzi, grazie, grazie soprattutto a casa che state mandando tanti messaggi, mi raccomando fatelo, 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 perché così facciamo lavorare ancora di più il nostro Paolo in regia, a quale facciamo un applauso, bravo Paolo. Ciao Paolo, lavoro. 348 80 40 254 numero messaggi, adesso noi ci fermiamo soltanto altri due minuti e mezzo, due minuti e mezzo, poi torniamo qui con ancora tante belle canzoni, ma soprattutto la parte dove i protagonisti non siamo noi, ma voi. Pubblicità. Ok amici a casa, vi avevamo promesso una canzone di The Gregory. Sì, vabbè. The Gregory, la mia amica sì, in inglese, cantami The Gregory. Sì. The Gregory. Bacano, questo, sì. Rimmel. Ma bellissima canzone, cantata da Enzo ancora di più. Non ci credete? State ad ascoltare. C'è sempre con me. Vabbè. Stop. Stoppo la base, stoppo la base, perché ho fatto un complimento, Piero. Esatto, per una volta che ti ho fatto un complimento davvero, che mi è piaciuta nelle prove. Nelle prove mi è piaciuta tantissimo. Dai, delicatissima, vai. Canta sta canzone, dai. Rimmel. Da bravo. Wow!
Bene, bravi ragazzi. Ha cantato bene, ma io non posso più dirlo, se no si offende. No. Non dico niente. Non gli dire nulla. Bravo! Mi fate cantare una ogni morte del Papa. Bravo! Non parliamo di quello che forse. Manca solo più quello. Ascolta, resta lì tranquillo. Secondo me dovrebbe cantare un po' di più. Glielo dica, glielo dica lei, a me non mi ascolta, glielo dica lei. Perché bravo. È certo che bravo. E sa che l'altro giorno sono andata dal medico? Sì, no, non me lo ricordo. Sono andata dal medico perché un po' che non facevo le analisi. Oh, giusto, bisogna controllare una certa età. Sì, e il medico è nuovo, mi conosceva, allora mi ha fatto qualche domanda. Mi fa, quante sigarette fuma? Io faccio 10. E lui mi fa, solo al mattino. Cioè, ma come si permette? No, 10 in tutto il giorno. Vabbè, andiamo avanti, secondo me lei fuma di più. Poi in realtà non fumo neanche. Ma perché ha dovuto dire al dottore che fumava quando lei non fuma? L'ho messo alla prova. Vabbè, e quindi? Perché niente, così poi mi dice, a pranzo così, come accompagna il pasto? Io gli dico con un bicchiere di vino rosso. E lui mi guarda e mi dice, e l'altro litro quando se lo beve? Ma si tratta così una persona anziana? No, non si tratta così, ma magari il dottore l'ha vista un po' particolare. Un po' così. E quindi? E niente, l'ho cambiato. Cioè, subito così? Sì, perché... una persona, un dottore con niente, cambiato, via. E quindi? Niente. Ah, è finita lì? Ho finito la lettera. Ma chi se ne frega di questa roba qua? Ma le spiego, perché siccome stasera non ho niente da raccontarle, allora vi racconto un po' i fatti miei della giornata. Allora, resti qui che andiamo a leggere i messaggi, dai. Andiamo a leggere tutti i messaggi della serata, arrivati fin qui al 348 80 40 254. Vai Paolo, in regia. Casa Peretti, una girandola di stelle che brilla sempre e la vostra musica è bellissima. Grazie chiunque tu sia, grazie davvero. Ciao, grazie. Tutto merito dei miei compagni di viaggio, compagni di vita. Lei è Luna, un'altra spettatrice che ti guarda insieme a noi, e mia moglie, Beppe ed Anna da San Damiano d'Asti. Ciao Luna! Ciao San Damiano! C'è pure scritto anche io vi guardo, che bello. Sì, bella. Oggi c'è stato il funerale di Berlusconi, ho visto c'è stata tanta gente, grazie per la compagnia. Ciao da Elena, sì, io lo seguito tutto e devo dire che mi sono anche emozionato tanto, veramente tanto, una persona che mancherà tantissimo, soprattutto per quanto riguarda il discorso televisivo. Era un grande, era un inventore, era uno che non guardava avanti, ma molto di più. Ciao Enzo e Piero, che suonate benissimo, Enrico che canta, un bel trio, manca il mio fischietto Andrea 71, perché suona il fischietto Andrea. Ma deve avere una nota, cioè il fischietto ha delle note, no? Sì, certo. Sì? Quello intonato, okay. Il fischietto. Sì. Legga lei. Altro legga lei. Che Messi, Suarez e Neymar, chi assunga? No, vabbè. Zia Marta. Il vero trio delle meraviglie siete voi con la zia Marta e centrocampo. A centrocampo e mettere in ordine, grazie amici. Giovanni sono dei calciatori. Non sono dei calciatori. Un attimino famosi. Sono tre dei migliori 10. Ah sì? Sì, esatto. Forse dei migliori 5, ma non importa. Mi spiace. Stasera dalla pizzeria, il solito posto, vi salutano. Vi saluto tutti, grazie. Ma che bello! Ciao, solito posto. In pizzeria siamo finiti, buon appetito a tutta la pizzeria che ci sta seguendo. Ciao ragazzi, finalmente riesco a scrivervi, siete fantastici, la vicinanza mi distrae. Come sempre un abbraccio a tutti da Marisa da Casorzo, grazie Marisa. Ciao, grazie Marisa. Ciao. Vuoi leggerne uno tu, Piero? Sì. Vai, questo è piccolo. Ciao ragazzi, siete un trio stupendo, zia Marta fantastica, stasera pasta al forno, vi voglio bene, un abbraccio a tutti voi. Valentina dalla provincia di Cerre. Valentina che cuoca. Valentina proprio è una chef. Brava. Senso dice che fame gli tiro, stasera. No, cosa gli tiri? Vada Enzo. Ma il nostro Enzo ha cambiato le tende a casa. Perché ha cambiato le tende? Ce l'hanno con la tua camicia. Ce l'hanno con la tua camicia. Ma no, perché vedete sapere che mi ad indossare un colore che vogliono, che loro pretendono, no, che non deve essere blu. No, aspetta, ma non è vero. Io non voglio un colore. Io ti ho solo detto non vestirti di blu perché altrimenti sparisci. Diventi solo trasparente. Per questo. Poi vestiti di che colore vuoi? Rosa, verde? Come vuoi tu? Ma comunque le tende costano più caro, ve lo garantisco. Tutta la città ascolta Casa Peretti. Grandi, ciao Enrico e compagnia bellissima. Saluti da Erio da Asti. Ciao Erio, grazie. Ciao. Da Asti, vai Piero! Bentornato il trio delle meraviglie che ci fate cantare e ballare, grazie a tutti, grazie. Saluti da Giancarla e Delio di Villanova Canavese. Villanova, ciao! Ciao Giancarla, ciao Delio, grazie di cuore, grazie davvero.
Villanova Canavese. Sì, ciao tutti di Casa Peretti, sembrate in mezzo al prato, bellissimo sfondo, complimenti alla regia, vi abbraccio a tutti, Gabri da Grugliasco. Grazie Gabri. E Paolo ci ha messo del suo. Bravo Paolo, bravo nostro Paolo. Legga! Complimenti a tutti voi, Ciro! Siamo in Irlanda stasera. È un po' di allegria. Branduardi. Il nostro Ciro, buona serata a voi. Dedico la canzone di moda a nonna Bruna con un abbraccio e un bacione. A mia sorella Enza con un abbraccio e un bacione, lo dice Marina. Quindi salutiamo Bruna, Enza e Marina. Ciao Marina! E siamo contenti di finalmente essere riusciti a fare una canzone di moda. Ciao insuperabile Enrico, dopo un mega inizio come ieri sera con la tua grazia, e visto che c'è la crema di bussisti, grazie, PDM, CA. CA cos'è? Enzo all'asino? Vabbè. Mi fate il brano Suono della Domenica di Zucchero? Lo faremo domenica. Ciao da Michele. Giusto. Alle battute. No, va bene. Ciao Miki, salutiamo tutta Novara, un brano che lo mettiamo in programma, sì. Lo mettiamo in programma per le prossime sfide. Ciao Silvio, ci mancherai, riposa in pace, firmateli i messaggi, comunque condivido in pieno questo messaggio. Ciao Enrico, quando trasmetti La Notte Bianca di Bibiana, saluti Enzo e Piero da Barbara, salutiamo Enzo e Piero da Barbara di Luserna. Ciao Barbara. Verrà non questo venerdì perché dovremmo essere dei geni, cioè andiamo a registrarlo sabato, non possiamo mandarlo già questo venerdì. Anzi no, fermi tutti. Tutti fermi. Ho fatto una gaffa. Errore. La Notte Bianca di Bibiana va questo venerdì. Eccola lì. Ok, quindi ci saranno 51 minuti di divertimento, di immagini straordinarie, di belle interviste, mentre la chiamiamo la festa, la grande festa di Bagnolo, il prossimo venerdì, quindi per due venerdì avrete modo di vedere una cosa molto bella in TV e soprattutto molto originale, ok? Benissimo. Chiedo scusa, ho fatto un po' di confusione tra le varie feste che ci sono in giro, però è giusto che sia così. Bravi, bravissimi, siete magnifici! Tre, ciao simpaticoni, Maurizio da Villadossola, Maurizio! Ciao Maurizio! Il nostro Maurizio, sempre fedele! Ciao Enrico, Enzo e Piero, un'ora in vostra compagnia. Che meraviglia! Un saluto a zia Marta, sempre simpaticissima, la Family Fava. Ciao Fava, che cari. Ciao ragazzi, ciao. Grazie di cuore. Ciao. Ciao, sempre bravissimi. Nichelino vi segue. Hanno messo il maxi schermo in piazza. Sì. Salutiamo tutta sì. Nichelino. Sì. Bello, una bella piazza. A montarlo. È andata a montare il maxi schermo. Siete super. Grazie, questo che costa, no, è il mio amico benzinaio. Esatto, okay. Certo. Grazie. Certo, chiaro. Che brutta questa cosa. No, va bene. È brutta. Il trio perfetto, Enzo, Piero e Peiretti. Ciao ragazzi, siete il top. Un abbraccio forte, lo dice il nostro Amedeo. A proposito di Amedeo, regia, dovremmo avere una sua immagine, se non adesso, tra un po', da mandare in onda, importantissima, perché dobbiamo dare un appuntamento importante. Proprio questo, che giovedì, quindi esattamente domani, Amedeo sarà da Rosso Pacchino, quindi a Scalenghe, con la sua voce, con la sua musica, con la sua voglia di farvi divertire. Quindi prenotate, per di più si mangia anche molto, molto molto bene. Quindi giovedì 15 giugno il nostro Amedeo è da Rosso Pacchino. Eccoci qua, bocca al lupo Amedeo. Ciao, vi seguiamo sempre con affetto, siete grandi e bravi, anche la zietta. Saluti da Giacomo e Silvana. Ciao Giacomo, ciao Silvana, grazie. Ciao a tutti amici Casaveretti, un saluto alla mia moglie Nadia e a Marcello il cane. Il cane si chiama Marcello? Sì. Bello. Mi piace. Bellissimo. Ciao Marcello, ciao. Ciao, oggi la mia coinquilina è triste, potete tirarle sul morale con una barzelletta, si chiama Elisabetta, è una vostra grande fan, siete bravissimi, grazie, lo dice Bea. Ragazzi, allora, aspetta chissà, un attimo. Chissà di noi una barzelletta. Nessuno di noi, Piero, no, una barzelletta. Io le so solo tutte, non posso raccontarle in TV io quelle che so, quindi non si può. Mi dispiace, però ci attrezzeremo. Tiri giù, distorge, mi dà fastidio all'orecchio. Ho pensato di cantargli qualcosa invece. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, che terzetto, bravi. Ciao Maria Rosa da Bagnolo, che sarà anche protagonista col suo Silver Pin del Music Contest. Come già che si chiama? Music Fest. Ale, Canduma, ciao a tutti. E stasera. Scusa. Aspetta. Se stuma fai stesso. Rino e Lella da Robilante, Cuneo. Bravi, Rino. Bravi. Giusto. Robilante. Cosa? È l'accento torinese, non piemontese. Complimenti per le canzoni e la simpatia, ma soprattutto.
soprattutto per lo sfondo. Una grande organizzazione. Ecco. Arianna ed Elisabetta ci danno un abbraccio e noi contraccambiamo il grande loro affetto. Grazie Arianna, grazie Elisabetta. Ciao ciao Tino e Betta, ciao Tino, ciao Betta, grazie, salutiamo tutta Polvera, grazie di cuore. Ciao. Qua ci siete anche questa sera. Ciao da Alice, ciao Alice, baci, baci, baci Alice. Guarda che bella che sei Alice. Ciao. Benvenuta in casa Peretti come prima foto. Ragazzi, la puntata è quasi finita, ma vogliamo ancora chiudere. Dimmi Enzo. No, niente, volevo ricordare di venerdì sera. Lo possiamo dire? Ma certo che possiamo. Venerdì sera Enzo all'Asino sarà insieme alla Proloco di Luserna San Giovanni. Esatto, sotto il mercato coperto. Cosa ci fai ballare Enzo venerdì sera? Penso di tutto. Spero di accontentare tutte le richieste innanzitutto. Giusto. E poi c'è sto sopra, si balla quello che vogliono, da liscio al latino. Se poi facciamo un giro in discoteca avrà anche zia Marta, allora, sul cubo. Io vengo, però devi promettermi una cosa. Ormai io vengo a sentire i tuoi concerti da 23 anni, ok? Sì. Ti chiedo una cortesia. Dimmi. Non mi far ballare. Per favore, io ti chiedo, io vengo a sentirti, ma tu promettimi che non mi fai ballare, però perché sono negato. Va bene, però diciamo anche che si mangia bene. Si mangia molto bene perché abbiamo lo street food a Luserna con il fritto misto di pesce, i gnocchi fritti, dei panini gourmet, c'è il classico porcaro, ma quelli che ti mangi in panino così con tutto dentro, quindi sarà una grande festa a Luserna venerdì, sabato e domenica. Ma venerdì c'è il DJ Enzo pronto per voi, mentre sabato la Cecorida e domenica abbiamo i Nomadi con Villata. Ragazzi, è stata una puntata, mi sono divertito tantissimo, chiedo scusa, non c'era il karaoke, ma rimedieremo a breve, già domani ci sarà. Domani per di più in casa Peretti c'è una cantante nuova, è una alunna, possiamo dire, di Bianchini, del maestro Bianchini, e per la prima volta mi porta in casa Peretti la sua scuola, quindi Giorgia, giusto? Qui domani c'è il maestro Luciano Bianchini con la sua chitarra e poi ci sarà Giorgia. E adesso però vorrei un applauso fortissimo per Enzo all'Asino. Ciao, grazie a voi, buona serata. Piero della Music. Ciao, vai Piero. La zia Marta, se volete rivedere questa puntata alle ore 21.30 sul canale 83 Video Nord, altrimenti alle 4:15 di questa notte su Rete 7, da domani cercateci su YouTube. E vorrei chiudere così questa puntata facendo ancora un applauso, ragazzi, a Silvio. Un applauso. Grazie di tutto. A tutti una buona serata.